Buonasera, la seduta è aperta e passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Unnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Chi è? Abbiamo 13 presenti e 11 assenti e la consigliera Vitrotti Valeria, un'assente giustificata, grazie. Allora passiamo agli scrutatori. La consigliera La Zazzera, la consigliera Alabiso e il consigliere Carlone, grazie. Passiamo all'ordine dei lavori. Al primo punto abbiamo proposta di deliberazione per l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 11-2019, atto di indirizzo per l'uniforme applicazione dell'istituto del silenzio assenso e della procedura semplificata alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi numero 47 dell'85, 724. 94, 326, 2003 e non ancora definite con rilascio di provvedimento formale, approvazione del regolamento per dare attuazione alle procedure semplificate con modalità telematica. Relatore, prego, consigliere Pompei. Sì, chiedo scusa. Grazie Presidente, due brevi parole, diciamo così, di presentazione di questa richiesta di parere, che è già stata esaminata nella Commissione Urbanistica e nella quale letto il regolamento è stato espresso parere favorevole, suggerendo soltanto di fare un'annotazione, cioè osservare che i termini di 180 giorni per la risposta potrebbero doversi forse allungare in relazione al fatto che, per esempio, per immobili soggetti a ricadenti in area di tutela paesaggistica occorre chiedere, ai sensi dell'articolo 32 della 47-85, bisognerebbe avere il parere dell'organo preposto posta alla tutela del vincolo. In sostanza di politico, cioè questo atto, io farei questa osservazione, direi che l'aspetto politico è quello di prendere atto di una situazione disastrosa dell'ufficio condoni, con 190.000 pratiche arretrate, con pratiche addirittura che risalgono al condono della 47 del 1985 non ancora definito, e quindi l'aspetto politico è quello di essersi resi conto che bisognava immaginare qualche cosa che accelerasse in qualche modo l'evasione di queste pratiche. Che cosa si è immaginato? Due cose fondamentali: richiedere praticamente a professionisti privati di intervenire attraverso l'accesso direttamente alla procedura informatica disponibile, e facendo
facendo quella che ora viene chiamata procedura semplificata, ma praticamente diventa una nuova istruttoria, una relazione fatta dal professionista esterno che verrà poi esaminata a campione o a sondaggio dagli organi della pubblica amministrazione. La seconda parte è quella di dare una disciplina più stringente a quello che è il silenzio assenso, che era disciplinato soltanto in maniera estremamente generica dalla 6 dalla legge regionale, dalla 14 e articolo 6, e quindi fare queste due cose. Questo era quello che poteva fare la parte politica, il resto praticamente è tutto aspetto tecnico, è un aspetto tecnico fatto dagli uffici e lì bisognerà incrociare le dita che venga fatto un buon lavoro nell'aggiornamento della piattaforma, nella revisione di quello che è caricato in piattaforma, considerando che il condono, purtroppo l'ufficio condono ha avuto qualche disgrazia in passato, cioè il passaggio da un'amministrazione all'altra non ha permesso, per esempio, da quello che mi è stato detto, da clienti della banca interessati, che a un certo punto si erano persi i documenti e hanno dovuto ripresentare tutti quanti i documenti. Io ovviamente questo non è che l'ho provato, né conosco in dettaglio la piattaforma SUET, che però dovrà essere aggiornata, perché diventerà un mezzo anche di colloquio tra il professionista e l'utente e l'amministrazione, quindi è un aspetto puramente tecnico. Dal punto di vista politico, cioè dover fare qualcosa e decidere che questo qualcosa potesse essere quello che in questo atto è delineato, non possiamo che essere d'accordo, quindi per questo diamo parere favorevole soltanto con quell'osservazione che ho già accennato. Credo di aver finito, Presidente, grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliere Ciancio. Grazie, Presidente. Cari consiglieri, già in commissione ho avuto modo di esprimere una contrarietà rispetto a questo cambio. Ho detto perfettamente, non è perché non è giusto avviare un processo che definisca tutte le pratiche del condono in giacenza presso gli uffici del condono edilizio. Sono tre condoni in successione, dall'85 al 2003 ci sono stati tre condoni, e naturalmente espletare le pratiche di condono vuol dire per il comune incassare delle risorse, dei soldi, perché ogni presentatore del condono ha versato un'oblazione relativamente che equivaleva a un anticipo. Quindi la volontà politica in tutti questi anni non è stata sufficiente e determinata a definire puntualmente le pratiche. Però devo dire una cosa molto importante: le notifiche, le lettere da parte degli uffici dei condoni che si sono succedute in questo momento, preciso momento, c'è un ufficio che funziona molto bene, perché la piattaforma informatica esiste, qualsiasi tecnico può andare a chiedere in che situazione versa la propria domanda di condono e ottenere il condono, soprattutto per le pratiche che devono essere vendute, cioè i beni che devono essere venduti, e c'è necessità di avere il titolo edilizio, e quindi le procedure si fanno. Il problema qual è? Che con questo regolamento il silenzio assenso e la procedura semplificata, facciamo bene attenzione, lo ridico in aula come l'ho detto in commissione, produrranno un effetto sui liberi professionisti, che è quello di semplificare e a volte affrontare con semplicità, e lo fanno già di per sé nelle istruttorie che presentano, nelle domande che presentano, delle procedure che rischiano di avere poi un titolo che non è vero, che è sbagliato comunque, perché per quanto un professionista esterno possa essere, è dettato sempre da un aspetto venale, da un aspetto che va al di là della correttezza professionale, e si commettono a volte
borderline delle situazioni per cui l'utente finale, cioè il titolare della licenza, dopo un anno, due anni si potrà trovare a non poter trasferire il bene. Quindi io, grazie Presidente, sono molto contrario al fatto che una perizia di un tecnico esterno possa sostituirsi all'autorevole parere di una commissione interna. Gli uomini possono sbagliare, ma le regole sono quelle. E per il passato, e se c'è qualcuno che ha sbagliato, ne pagherà le conseguenze. E tutti i nodi vengono al pettine, sempre. Proprio per questo io, per l'alto senso dell'amministrazione pubblica, ritengo che non ci si può adesso avventurare dietro una perizia asseverata che certifica la regolarità dei parametri per avere il titolo edilizio. La regolarità edilizia è un qualcosa che va al di là, e poi ne siamo sicuri, come diceva lei stesso consigliere, rispetto ai tempi, ai 180 giorni, se c'è una sicurezza, bene, perché io ho l'impressione, ne ho avuto la certezza dalle parole del tecnico che è venuto in commissione, era un architetto dell'ex nono municipio, praticamente alla fine di tutta questa roba il tecnico interno, siccome ha una saggezza, dovrà comunque metterci le mani e gli occhi, e il tempo è sempre poco. Io ritengo che la prima bozza di accordo che avevano trovato in commissione capitolina rispetto all'atteggiamento che dovevano avere tutte le forze politiche per sciogliere questo gruppo di pratiche, 199.000 pratiche che ancora giacciono lì, avevano trovato un'intesa corretta, congruente e puntuale, che era quella di 1. Chiamare e assumere dei tecnici o spostarli momentaneamente all'interno del Dipartimento di Via di Decima. 2. Un accordo con Risorse per Roma, perché allo stato dell'arte è Risorse per Roma che fornisce ai tecnici per esaminare. Un accordo perlomeno che dica una cosa molto chiara. Silenzio assenso? Io non accetterei una pratica per silenzio assenso, perdonatemi. Silenzio assenso, poi salvo diritto terzi, arriva qualcuno e tu non hai più il permesso a costruire, vendi casa, non la puoi vendere. Quindi dico il silenzio assenso, cioè semmai c'è il silenzio di niego da parte delle amministrazioni. Provate a domandarvi a fare una pratica all'INPS. Vedete se vi rispondono con un silenzio assenso. Provate ad andare alla sovrintendenza, dovete aspettare la risposta, che non è silenzio assenso, ma è silenzio di nego. Se non risponde entro 60 giorni vuol dire che la pratica è stata rigettata. Ora io non so, naturalmente ai tecnici dei nostri uffici, sollevarli da questo peso mi sembra un atto un po' forzato, l'ho detto in commissione, sono ben lieto che è stata una commissione di studio, di proposizione, certo si è provata a scrivere la nostra osservazione, non so se poi è stata scritta, però lo ripeto, io questa delibera mi sembra come al solito qualcosa che vuole cambiare, cerca di cambiare, ma si va dalla padella nella brace. Perché? Perché non provare la strada che si era trovata nella commissione capitolina? Io ho consultato alcuni componenti delle commissioni, sia di un colore che di un altro colore, quello che mi ha detto è che gli ordini professionali non sono d'accordo. Quanto se la deve far pagare uno che gli fa avere un titolo edilizio? Le tariffe sono state abrogate, quindi c'è libertà, ognuno fa la tariffa che vuole. Quanto se la dovrà far pagare una perizia asseverata a un tecnico? Quanto invece potrebbe avere tutto gratis l'utente finale?
ha presentato i documenti, l'ha presentato in tempo e negligenza naturalmente dell'amministrazione. L'amministrazione provvedesse a un trasferimento di personale negli uffici, selezionandolo in modo preciso, puntuale, come ritiene, però che faccia espletassero le procedure. Nei piccoli comuni oramai questa diatriba è finita. Ardea? Bene, le pratiche di condono sono state messe tutte al seminterrato lungo la piazza, due uffici che lavorano ininterrottamente, sono ufficiali diciamo del comune, guardano la pratica presentata, se ha i requisiti gli rilasciano la concessione in sanatoria. Che cosa dovranno pagare? L'integrazione e la marca da bollo e i diritti di segreteria. Verificare se una pratica di condono è corretta o meno lo può fare allo stato dell'arte molto velocemente un impiegato comunale, perché ha tutto: ha il programma per calcolare i costi di costruzione, ha i programmi per verificare la volumetria realizzata in più. Quindi questo è quanto. Proprio per questo motivo io dico, ho invitato la commissione e ringrazio ancora perché c'è stata una riflessione da parte della commissione. Non pensavo che arrivasse subito in aula e avessimo tempo ancora per ragionarci, ma se i tempi sono questi io mi riservo di ascoltare gli altri interventi, ma mi sembra che non ci siano i presupposti e né tantomeno i cittadini e l'utenza, poi, che del resto ha ricevuto la prima notifica. O se uno ha ricevuto una notifica per portare all'ufficio del condono quello che mancava, intanto è inadempiente l'utente che non porta la perizia severa, il certificato di idoneità statico piuttosto che l'accatastamento nuovo. Quindi ritengo che dovremmo ragionare meglio su questo aspetto. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ah, prego, consigliere Guido, mi scusi. Andavo di là. Grazie per la stima, Presidente. Allora, abbiamo discusso abbastanza bene questo atto, come diceva chi mi ha preceduto, in commissione. In particolare è venuta la dottoressa Panzironi, che è la nostra funzionaria che si occupa di queste attività, che sta presso la sede di Fortifiocca. La funzionaria ha detto una cosa per me molto interessante, e cioè con questo sistema informatico nuovo che si sta per approfondire, no, in futuro, e che verrà installato ufficialmente, quello che ci ha confidato, quello che lei fa in un giorno, cioè se in rapporto a una pratica al giorno che svolge attualmente con le normali modalità, con questo nuovo sistema potrebbe arrivare a farne 10 al giorno. Vuol dire che c'è un'ottimizzazione dei processi, della gestione, dei tempi, eccetera eccetera. Quindi intanto io penso sia un punto condivisibile, io sono in dissenso su questo punto su cui mi ha preceduto, ma già l'abbiamo parlato in commissione, pertanto non è una novità. Noi invece accogliamo con favore sia l'atto in sé in senso generale, sia l'introduzione di questa nuova piattaforma. Vuol dire che il rapporto, come ha detto il Presidente Pompei prima, solo anche di dialogo. Quindi questo rapporto dialogico che c'è fra l'utenza privata e fra la pubblica amministrazione avviene direttamente tramite la piattaforma, in modo assolutamente online, cioè digitale, pratico e veloce, senza più dover essere costretti a andare presso gli uffici a parlare con qualcuno. Se questa piattaforma funziona con la velocità che ci è stata detta, non serve neanche, secondo me, più di tanto parlare di assunzioni eccetera, perché con i nuovi concorsi eccetera, questa gente la vediamo qua fra 2 anni, fra 3 anni, ma il problema condoni è adesso. Pertanto intanto io partirei in questa maniera, e secondo me è una modalità buona di partire. Chiudo dicendo che abbiamo aggiunto un'osservazione in commissione, perché su alcuni punti che la dottoressa poi ha contribuito a chiarificare, e che ringrazio pertanto, abbiamo aggiunto come commissari, e devo dire in maniera trasversale tra tutte le parti politiche, un'osservazione che leggo adesso perché mi sembra che non sia stata letta finora. In particolare sull'articolo 2,9
Suggeriamo a chi poi analizzerà quest'atto, quindi poi, siccome quest'atto è passato già dalla Commissione Capitolina che ha rilasciato un parere positivo, senza osservazioni, questo nostro parere andrà direttamente in giunta capitolina, la quale giunta poi ci dovrà fare o accogliere oppure delle controdeduzioni in merito a quello che hanno scritto i municipi. La nostra in particolare di osservazione è questa: suggeriamo di esplicitare quale garanzia e con quali modalità verranno attuati e rispettati i tempi e i termini dei 180 giorni in relazione all'articolo 2,9 del regolamento, considerando che la procedura potrebbe prevedere la richiesta di pareri ad altri enti per eventuali vincoli contestuali. In pratica è sul rispetto dei 180 giorni. Altra cosa, e chiudo davvero, è specificato che il dirigente di riferimento all'interno di questa delibera possa decidere le tempistiche per i propri funzionari di soddisfacimento delle richieste e di controllo delle richieste che provengono dal privato e in quali tempi poi portarle a termine. Questo è un aspetto che a nostro avviso ha necessità di maggiore chiarimento. In queste tre righe questo senso è, secondo noi, impresso, e aspettiamo in questo caso una possibile controdeduzione da parte della Giunta oppure del Dipartimento che ha scritto di fatto quest'atto. Siamo quindi, al netto di questo dubbio che ciò che abbiamo scritto, in realtà siamo abbastanza soddisfatti di questo atto, perché anche lo scopo, nonché la visione, mira proprio a semplificare in maniera sostanziale i tempi che in queste procedure amministrative, soprattutto sugli aspetti urbanistici e di lavori pubblici, sono a volte farraginosi, costosi in termini di tempo, di risorse umane, eccetera. Io ringrazio tutti e chiudo qui il mio intervento. Altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. In riferimento a questo argomento ci sarebbe ovviamente da parlare per anni, però per anni, perché comunque è una cosa che va, insomma, non da ieri, ecco, è un problema che ci troviamo irrisolto da molto tempo. Se pensiamo che a capo dell'ufficio condono era stato messo un generale della finanza, quindi apostolo, per cercare appunto di smaltire in modo regolare quello che si era accumulato, questo è tutto dire, insomma, no? Stiamo ancora con le stesse quantità, con l'ufficio smembrato e con risultati legati quasi allo zero. C'è gente appunto che ha fatto domanda di condono e che comunque, non essendoci stata la risposta, continua a fare le attività, perché ha chiesto anche l'autorizzazione, no, dell'attività sul locale, e noi ce n'abbiamo uno piccolo sul nostro territorio che ha fatto di necessità virtù. Cioè questo meccanismo è stato utilizzato a vantaggio di chi di dovere, cioè quindi non arrivava il condono, non arrivavano le risposte, però tu hai fatto il versamento, hai fatto la pratica, hai chiesto, hai pagato i bollettini in attesa di, ti danno l'autorizzazione a fare l'attività, sempre che quando arriverà la risposta negativa tu chiudi tutto. Ma di questo, per esempio, abbiamo un'esperienza, un esempio: Cavicchi ancora sta lì. E quindi questo è il ragionamento che ci turba. Ora, non è facile, dico la verità, prendere una strada. Capisco l'intervento del collega Guido quando dice appunto che c'è bisogno di forze, di persone, di operatori, perché in qualche modo bisogna attaccare questo tipo di quantità di prodotto, di richieste, di atti. Però è anche vero che non tutte le ciambelle escono con il buco, cioè nel senso che non tutto quello che sembra positivo possa dare una sicurezza nell'operazione. Io, per esempio,
leggendo il delibera, a me l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso mi lascia un po' l'amaro in bocca, in quanto che non stiamo parlando, cioè sul silenzio assenso hanno costruito Roma, ci hanno fatto i piani regolatori sul silenzio assenso, quindi forse ci siamo accorti che probabilmente è uno strumento che è facilmente valicabile, quindi superabile, e quindi ci hanno messo le antenne a via Francesco Gentile sul silenzio assenso. Cioè abbiamo delle, no, delle società di telecomunicazioni, abbiamo quindi degli esempi che se tu non rispondi volutamente nei giorni previsti, poi c'è il silenzio assenso. Ora, se noi dobbiamo smaltire, cioè dobbiamo metterci nella condizione di smaltire un lavoro non rispondendo, non mi sembra la cosa più intelligente. Infatti apprezzo di più il secondo punto, che è stato letto sempre dal collega, di esplicitare, cioè noi andiamo a chiedere, andiamo a fare un suggerimento, ragazzi, siamo veramente ridotti al minimo sindacale, no? Suggeriamo modestamente, perché ci puoi camminare anche sopra i nostri, capito? Quello non ci resta che piangere, puoi anche camminarci sopra e noi zitti sotto, però suggeriamo di esplicitare quale garanzia e con quali modalità verranno attuati e rispettati i tempi e i termini dei 180 giorni. Questa secondo me è la cosa alla quale avremmo dovuto attaccarci con tutte le forze, per far rispettare i termini previsti dall'articolo 2,9, sono previsti. Vi do un altro esempio della forza di questo, di questa dicitura che avremmo dovuto mettere sopra, secondo me, non suggerirla ma imporla, tra virgolette, però non lo possiamo fare perché noi siamo buoni. Però è la stessa cosa il permesso a costruire, cioè in questa città il permesso a costruire, che è previsto dall'articolo X, gomma Y, ok? Ha un tempo massimo di 180 giorni, ma si esce dal Dipartimento Urbanistico a un anno e due mesi, che vi semplifico il conto, 14 mesi. A 6, eppure è previsto, però nessuno ha, comunque ha problemi, cioè non c'è una valutazione in tal senso, perché è normale, perché è così, funziona così, devi stare pure zitto, perché se tu te vai ad alterare in quegli uffici non è che te fanno passare 14 mesi, ne fanno passare 20. Oppure fai causa, e fare causa all'amministrazione non è facile, si fa, però non è una cosa simpatica, capito? Agli occhi, diciamo, della struttura istituzionale. Quindi era importante questo discorso. Allora, per chiudere, perché ripeto, ringrazio la Presidente che mi ha dato la parola, perché vedo l'altra collega che non parla, quindi il dente duole, dove batte, si è tolto il dente, ma avete adesso, quindi capisco, ma ci si crea un po' di confusione, ecco, vorremmo dare maggior forza come Fratelli d'Italia, ma ci troviamo nella condizione di avere questa contraddizione dei termini, cioè l'applicazione del silenzio assenso e della procedura semplificata. La procedura semplificata è una cosa che serve come, cioè io ricambierei un'altra volta per dire la legge 50, no? Sul codice degli appalti, voglio dire, da quando c'è, sono due anni, non si muove più nessuno, neanche a pensare, ci vorrei fare, no, chi si muove più? Quindi semplificare è importante, dà un senso alla collettività di qualcosa più semplice.
perché oggi per fare attività o per fare qualunque tipo di progetto è faticoso, so più le incombenze che hai e quello che devi fare. Però il silenzio assenso mi lascia un po'... Vengo da una settimana di malattia, ancora non mi sono ripreso proprio, quindi questa cosa mi dà un po' forte, chiaro? Avrei preferito, come dice il collega qui molto, molto addentrato, il silenzio di Diego, cioè la risposta, perché io ho guardato, t'ho visto, ho studiato e ti dico non va bene, o va bene insomma. Quindi per questo la confusione di Fratelli d'Italia sta qui. Lodevole la seconda parte, l'azione che abbiamo pensato come suggerimento, però in suggerimento e come tali potrebbero anche non prenderlo in considerazione, perché uno suggerisce ma mica è detto che te devo stare a ascoltare, chiaro? E invece tener conto dei 180 giorni sarebbe stata una cosa che avremmo fatto la differenza, tipo quando la presidente nostra del municipio va in consiglio comunale e spara. Questo sarebbe stato un atto, un momento di 180 di no, dovete far rispettare quello che è già previsto. Altri interventi? La conclusione. Prego, consigliere. Credo sia rimasto solo lei, sì. Sì, io ho sentito con attenzione. Il problema è che sembra per noi quasi, come posso dire, ineludibile scivolare sul dialogo dei massimi sistemi. Dimentichiamo in che paese viviamo, qual è la nostra società, come ci relazioniamo tra di noi, qual è lo spirito comune della nostra gente. L'Italia è l'unico paese dove riusciamo a concettualizzare lo sciopero bianco, cioè il rispetto delle regole diventa una forma per impedire che le cose vengano svolte. E questo è anche il silenzio assenso, siamo, ripeto, al dialogo dei massimi sistemi. Il silenzio assenso, volete sapere quante pratiche, anche per esempio con l'articolo 10, con l'avviso di rigetto, hanno fatto le controdeduzioni e sono 10 anni che stanno lì ferme e nessuno risponde. Che gli facciamo? Ammazziamo tutti quanti gli impiegati, gli diamo un carico, il lavoro? Cioè, si parlava prima risorse per Roma. Ma qualcuno di voi mi sa dire come sono state assunte le persone di risorse per Roma che sono state messe all'ufficio condono? È stata una risorsa. Ah, ecco, è stata una risorsa, ho capito. Cortesemente non è un avete dialogo, capito eh? Quello, penso che abbiate capito quello che io sto dicendo. Vi siete mai chiesti la qualità professionale delle persone che stanno all'ufficio condoni, allo sportelli, che risposte danno? Vi siete mai trovati di fronte a un cliente che viene in banca e mi dice: dottor, mi sono ubriacato perché sono riuscito a avere una concessione edilizia? E poi dice, parliamoci chiari, noi abbiamo avuto una edilizia spontanea, spaventosa, in assenza di qualsiasi piano regolatore. Ma perché? Perché ogni volta che ci si avvicinava agli uffici pubblici diventava un problema per la persona semplice che voleva farsi la casetta sul lottarello di terreno che si era comprato. Quindi i problemi sono, però ecco, non commettiamo l'errore ogni volta di scivolare sui massimi sistemi perché non concludiamo niente. Noi adesso abbiamo un compito limitato, piccolo, c'è una proposta che ci pare in qualche modo, sì certo, lasciala, lo so, ma è normale, è come dica a mamma è buona o volemo bene a mamma, lo so, silenzio assenso, lascia, in effetti un attimino perplessi, ma questa è la situazione reale e con questa gli amministratori devono confrontarsi. Se no praticamente com'era quel detto romano, dice mentre a Roma si discute Sagunto viene spugnata, cioè succede il casino poi, quindi tutto, scusatemi l'espressione che non è molto rituale, quindi ecco io su questo vorrei finire, quindi limitiamoci al nostro passetto, a quello che ci ha consentito fare, diamo un indirizzo e facciamo un'osservazione, quella che ci è consentita e andiamo avanti, grazie, scusate. Grazie a lei. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto? Prego. Caro collega, grazie Presidente. Caro collega Pompei, io la rispetto più di quanto lei pensa. Perché lo so che lo pensa, ma io la rispetto. E rispetto anche il collega Guido quando fa gli interventi più di quanto pensa lui. Perché vi rispetto, se no non farei un intervento di questo tipo. Fare un intervento dettato un po' dall'azione politica, no? Contraria, non sul concetto, sulle parole, ce l'ho poco. Invece dobbiamo cercare di fare un ragionamento. Quindi
È vero, sì. Se parliamo di massimi sistemi continuiamo a star così. Però io ho detto una cosa che non l'ho detta a caso. Hanno fatto un piano regolatore con il silenzio assenso, capito? Cioè, allora, in questo caso un occhio, diciamo, più attento non lo dovremmo mettere noi, ovviamente, ma chi di dovere. Ok? Cioè, quindi l'amministrazione comunale non permettere, cioè, come si dice, semplificare il semplificabile, ma mettere comunque dei filtri per cui tu non puoi fare come ti pare. Oppure l'amministrazione non può fare come gli pare, cioè deve dare dei tempi certi, perché è anche vero che per essere rispettati bisogna rispettare. Quindi se tu mi dai dei tempi certi, io ti rispetto, che ti serve, ti porto tutto, non lo posso fare, non lo faccio, me lo bocci, ma nei tempi certi, non dopo 2 anni. E quando lei dice come funziona per avere un permesso di costruire, non me lo dica a me, mi faccia la cortesia, la battuta me la prendo, però ci sto. Nonostante la truffa subita da diverse cooperative per comprare una casa, nonostante tutto, l'amministrazione tutta sono 5-6 anni per dare la risposta, ne esiste. Ora, questi provengono da un problema, ma chi deve mettere i suoi soldi per progettare e fare qualcosa ci pensa 10 volte e ti dice fermi tutti, no? Allora, se noi abbiamo questo compitino, io l'ho detto, quando faccio gli interventi dico quello che è e quello che non è, quindi apprezziamo il suggerimento che questo ci hanno chiesto di suggerire e questo abbiamo fatto. Però dobbiamo anche dire a noi stessi che non doveva essere in suggerimento, doveva essere in imposizione, cioè i 180 giorni mi dovete rispettare, inventatevi come vi pare, utilizzate il silenzio assenso, il diniego, parlate al telefono, fate quello che utilizzate, i mezzi che vi servono, ma i 180 giorni devono essere vincolanti, a meno di cose eclatanti per cui serve una ulteriore istruttoria. Ma se noi andiamo nei dipartimenti dove questo si verifica, ci rendiamo conto che stiamo all'età paleozoica. C'è il dramma trovato, per l'amor di Dio, se è mai risorto. Però questo è. Oppure devi andare a raccomandare con il funzionario di turno, perché ti fa pure il piacere di poter accelerare alcune pratiche che sono dovute. Quindi per questo l'astensione, caro collega Guido, avremmo potuto, stavamo proprio lì facendo, dice, ma sì, no, un po' d'astensione c'è. Esatto, lo so che siete intelligenti, non tutti, ma per l'amor di Dio, però questo è, ok? Grazie, astensione. Altre dichiarazioni? Sì. Prego. No, io ovviamente noi votiamo a favore, chiaramente. Oh. Beh, è una cosa, capisco la sorpresa, me ne rendo perfettamente conto, lo capisco. Volevo soltanto fare un'annotazione. Il nostro paese è singolare sempre, perché le norme, se si volessero far rispettare le norme, ci sono tutti gli strumenti. Il problema nostro nazionale è che quando poi all'irregolarità o all'inadempienza vogliamo dare un nome e cognome, scappano tutti o succede un casino a livello politico. Questo è il vero problema, diciamoci la verità, questo è il punto. Vabbè, io ringrazio, ovviamente il nostro voto è favorevole, grazie. Grazie, altre dichiarazioni prego, consigliere Ciancio. Grazie, io purtroppo non posso essere, come dire, uno di noi, ma sono uno dei tanti che vorrebbe, quindi il mio voto negativo si basa sul fatto che la qualità, l'attendibilità, la correttezza, la validità, il riconoscimento dei titoli delle nuove concessioni che dovranno essere rilasciate mi pone qualche dubbio che possa essere concreta e reale. Vi ho detto il motivo perché.
Ve ne suggerisco una, io volevo farlo prima l'intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle, proprio per capire se, come dire, avere un atteggiamento dinamico è un atteggiamento di grande maturità. Quando qualcuno cambia idea non è influenzabile, vuol dire che è maturo. Il silenzio assenso del genio civile, il silenzio assenso del genio civile, dove ogni 20 pratica ne prendono una per controllarla e dove viene tutto affidato a tutto quello che scrive un tecnico, ha prodotto morte, danni inequivocabili. L'avete visto che cosa presentavano? Certificati falsi, tutto a cura del professionista. Abbiamo visto le norme odontologiche, si chiamano deontologiche. Oh, sì, l'ho detto per fare la battuta. Naturalmente. Allora, abbiamo visto come hanno, molti professionisti hanno messo questa, come dire, parola lunga su cui noi giuriamo quando siamo, diventiamo professionisti, cioè a discapito veramente della qualità. Quindi io proprio per questo speravo che il Movimento 5 Stelle, dopo quello che hanno fatto in Italia con questa roba, non si avventurasse più a dire che noi possiamo rilasciare un permesso, cioè una concessione in sanatoria attraverso una perizia asseverata. C'è qualcosa che non va. Poi un'altra cosa pure, che secondo me noi dovremmo tutelare l'utenza. Poveraccio, è vero, ha costruito abusivamente a 100 metri di casa, esce nella legge di condono, partecipa, paga l'oblazione e contestualmente i tecnici, 2 milioni e mezzo, paga il nuovo accatastamento, paga tutto quello che deve pagare. Il comune e l'amministrazione è inadempiente perché non ha controllato e verificato. Dopo un tot numero di anni arriva qualcuno e dice: vabbè, facciamogli fare una perizia asseverata e il condono passa, altri 5.000 euro. Ma insomma, o ci pensiamo all'utenza realmente oppure diventa pesante. Proprio per questo io ritenevo che, come, ci potesse anche ripensare, ma come, il tempo darà giustizia per tutte le cose che facciamo e ognuno di noi si assume le responsabilità in piccolo, perché il nostro è un parere. Poi del resto, che diceva bene il collega, avessimo fatto un emendamento dirompente, quello di dire è in 180 giorni ci dovete dare la risposta, basta, finiamola, e l'amministrazione lo deve fare, trovate voi il modo per lavorare, mettere gli straordinari, quello che volete, però la risposta deve essere poi fatta in 180 giorni, perché anche con questo regolamento il tecnico che è venuto in commissione ha detto non possiamo garantire i 180 giorni, l'hanno detto, vero o no? Quindi questo è il punto, siccome l'abbiamo fatta lunga io ho detto i motivi per cui non voterò questa delibera proposta dal Campidoglio e quindi grazie comunque, grazie. Altre dichiarazioni? C'è anche... Beh, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'esito 12 favorevoli, un contrario, 3 astenuti, si ritiene respinta. Approvata, mi scusi. No, ero... Vabbè, sì, perché... Mi scuso. Ma questo era perché il testo era lavorativo, non va bene. No, no, no.
punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione avente ad oggetto richieste di parere inoltrate dalla direzione, supporto giunte Assemblea Capitolina ai municipi sugli atti di cui all'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo. Necessita dei consigli municipali di ricevere contestualmente i pareri tecnici necessari ad eccezione dei soli casi di mero indirizzo politico. Interventi? Prego, consigliere. Presentazione sempre. Ah sì, grazie, scusate, grazie Presidente. La proposta è, diciamo, di commissione, è stata firmata da tutte, anche dall'opposizione in questo caso. Io posso riassumere, raccontare qualcosa, ma penso che oramai l'argomento è noto, arrivano richieste di parere, non arrivano molte volte i pareri tecnici e purtroppo, data l'estrazione, diciamo così, politica, cioè cittadini che si dedicano alla politica, non tecnica, dei componenti del Consiglio, è chiaro che a volte riesce difficile avere un quadro di riferimento sicuro. I pareri tecnici, peraltro previsti dall'articolo 49 del TUEL, per quanto riguarda il Consiglio Comunale, a un certo punto diventano a volte proprio indispensabili, la loro mancanza, ripeto, non dà quel quadro conoscitivo che è indispensabile per i consiglieri per esprimere un voto consapevole. Si pensa, sembra possibile, è stato ritenuto possibile modificare questa situazione chiedendo una modifica dell'articolo 6 del TUEL con un'aggiunta che preveda che anche per quanto riguarda i pareri che vengono richiesti ai consigli municipali vengano allegati i pareri tecnici degli uffici interessati. Tutto qui, questo è l'argomento, è una proposta di modifica del regolamento del decentramento amministrativo all'articolo 6 con l'aggiunta del comma 10. Credo di aver finito, poi eventualmente faremo delle altre osservazioni. Grazie. Grazie consigliere. Interventi? Prego consigliere Guido. Grazie Presidente, questo è un atto che mi piace molto perché è un po' di tempo che soffriamo in questo municipio, immagino anche negli altri, sulla carenza di pareri tecnici che ci devono giungere dal centro. Mi piace molto soprattutto perché non è una risoluzione, non è neanche una mozione, questa è una delibera di indirizzo ad iniziativa del municipio nei confronti dell'Assemblea Capitolina. Vuol dire che questo atto lo discutono e lo votano in Assemblea Capitolina e questo per noi è fondamentale perché aspettiamo da un sacco di tempo un po' di, come dire, serietà da parte degli uffici centrali affinché questi pareri finalmente ci giungano in tempo o quantomeno ci giungano, che già sembra un paradosso, in realtà per noi è molto importante perché questi municipi, noi siamo da quando siamo entrati stiamo lottando con forza su questo decentramento. L'argomento non sembra di particolare attenzione proprio al centro in Campidoglio e noi cerchiamo in ogni maniera di portare questo argomento al centro della discussione. Questo è un primo passo. Io già vi annuncio tra l'altro che sto per scrivere e poi passerà nella commissione, in questo caso cultura, immagino anche dalla commissione, cioè dal Presidente Pompei, una delibera invece per aggiungere un nuovo comma sempre sul regolamento del decentramento amministrativo, sul decentramento culturale per esempio, perché non si spiega come ci siano fondazioni e aziende partecipate dal comune che non collaborino minimamente con i municipi nell'organizzazione delle cose, penso anche alla soprintendenza eccetera, cioè ci sarebbe un sacco di competenze da delocalizzare, ecco, perché adesso sono tutte localizzate al centro. Questo aspetto invece dei pareri che riguarda l'atto di oggi è un fatto sostanziale. Ricordiamo com'è andata la votazione dell'atto, non so se nel precedente consiglio oppure in quello prima ancora, su che cos'era? Sul riuso dei beni pubblici, sul riutilizzo dei beni pubblici in disuso del comune. Alla fine, pur essendo politicamente concordi con quanto affermava l'atto, ci siamo astenuti perché mancava
il parere tecnico, e questo parere tecnico è fondamentale per capire anche se c'è un'accettazione futura dal punto di vista giuridico, cioè se giuridicamente questa cosa è applicabile oppure non è applicabile. Io non vado a votare qualcosa che non so se giuridicamente sarà applicabile oppure no. Allora, questo è un motivo per cui sono ad esempio necessari proprio questi pareri. Allora, siccome l'ascolto non è stato dei migliori in questo periodo, ma siamo sicuri che in realtà i consiglieri capitolini sono d'accordo con noi, magari non hanno avuto il tempo di analizzare questa questione nello specifico, questa questione nello specifico gliela forniamo noi e quindi discuteranno in consiglio, in assemblea capitolina, questo aspetto. Ora, semplicemente chiudo leggendo i due punti del deliberato. Quindi in pratica tutto quanto sopra premesso è considerato, il Consiglio del Municipio VII delibera di approvare la seguente proposta di delibera di iniziativa municipale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. L'Assemblea Capitolina quindi in sua sede, con le sue tempistiche, delibera la modifica dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo con l'aggiunta di un ulteriore paragrafo contenente la seguente ulteriore prescrizione. 10, che sarebbe il punto che si aggiunge: la richiesta di parere al Consiglio Municipale dovrà pervenire corredata del parere in ordine alla regolarità tecnica del servizio interessato, qualora non si tratti di parere su un mero atto di indirizzo, attenendosi ai principi normativi sovraordinati di cui all'articolo 49 del TUEL. Cioè, queste cose sono già stabilite da normativa nazionale, siccome l'applicazione sembra così complicata, allora sia come spunto di discussione sia come punto chiave, in realtà chiediamo all'Assemblea Capitolina c'è da aggiungere questo punto anche nel nostro regolamento, che disloca per l'appunto compiti, oneri, competenze eccetera, che è il regolamento del decentramento amministrativo, che tra l'altro ricordiamo è del 99, ha subito delle modificazioni successive, ma sempre del 99 è, cioè sono passati 20 anni, siamo nel 2019. Per questa ragione io intanto vedo che l'atto è stato firmato trasversalmente da più gruppi politici e di questo sono d'accordo, perché per far andare un atto così come i successivi in tema decentramento serve il voto di tutto il Consiglio per dare forza assoluta. Questo non è la Presidente Lozzi che va a dire al Sindaco: guarda, c'ho una risoluzione, portamela avanti. Questa è una delibera che vota l'Assemblea Capitolina, è costretta a discutere di queste cose. Poi io con la Presidente Lozzi già ci ho parlato, ho detto: Monica, se tu vuoi andare tranquillamente a parlare in Assemblea Capitolina un'altra volta su questo tema, hai il nostro appoggio, e diciamo che lei non si è tirata indietro. Ecco tutto, io ho terminato, grazie. Altri interventi, prego, consigliere Ciancio. Io resto sbalordito un po' da quello che diciamo e riusciamo a fare a volte in questo municipio. Sicuramente il coraggio, tutta sta roba, ma poi pure il tempo dirà la sua. Ma dico, caro consigliere, dovreste dire ai vostri consiglieri capitolini, quelli che fanno le commissioni e scrivono una proposta o propongono un regolamento, che lì in quella commissione, quando lo approvano l'atto e poi arriva ai municipi, dovrebbe arrivare lì il parere prima di arrivare qua, perché sono loro che lo pretendono e lo vogliono il parere, perché nessuna commissione capitolina può approvare naturalmente una proposta se non ha il parere. Anche lì per loro è necessario il parere, quindi parte da lì. Io sono d'accordo che noi dobbiamo cercare di averli, perché magari a volte è anche per ritardo che non arrivano. Grazie Presidente dell'attenzione. Quindi io ho detto una cosa che ho constatato, perché a volte è un ritardo, a volte proprio non arriva perché non si pronuncia il direttore del dipartimento, la massima autorità, per riconoscere un parere tecnico. Non lo esprime proprio a volte, e giustamente noi facciamo bene a chiederlo, non mi sottraggo nel dire che noi non dovremmo approvare, ma sempre. Invece siamo stati 3 anni a intermittenza, una volta
c'era il parere negativo, vabbè, approviamo lo stesso, una volta c'era il parere positivo, approviamo, una volta non c'era, si approvava lo stesso. Quindi io dico, uniformità vuole che se noi vogliamo arrivare a meta per avere i pareri, non è attraverso questa delibera lodevole che in modo coraggioso abbiamo fatto, e mi trovo d'accordo, perché quando le delibere partono dal basso è, come dire, un decentramento che si spinge per avere, però non lo possiamo chiedere noi, perché se noi esprimiamo il parere sul regolamento dello sport e il Presidente della Commissione non ha chiesto il parere e arriva in ritardo, poi tra parentesi, cioè lo doveva chiedere nel momento in cui l'approvava lui in commissione questo regolamento. Ditemi se sbaglio, senza fare, come dire, per forza bazzia un contrario. Io lo dico perché i consiglieri capitolini, noi possiamo andare nelle commissioni a dire, oh, ma tra un mese poi arriva questa proposta, perché non c'è il parere? Ma chi sta a lavorare al Campidoglio nelle commissioni capitoline? Umani, come noi. Quindi chiediamo... E noi dovremmo, per fargli capire con molta energia e molta forza, dovremmo dire due o tre volte su delle delibere o provvedimenti posti da amici, nemici, no, noi non approviamo un atto che non è il parere. Scusa, Presidente, siamo indisciplinati un po' tutti oggi, comunque io sono fortemente... favorevole a questa richiesta, però ritengo che ci debbano essere questi presupposti, i presupposti di dire ai consigli di qualsiasi colore possano essere, raga, ma voi al Campidoglio vi fate mandare questo parere dal Dipartimento Urbanistica? Cioè, se la Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica cambia la convenzione, è ovvio che chiama al tavolo della commissione la massima autorità, cioè il direttore del dipartimento urbanistica, e pretende un parere come noi lo pretendiamo. Noi siamo andati a cercare la massima autorità per farci raccontare quello che succede per i condoni allo stato dell'arte. Anche lì le commissioni capitoline devono chiedere il parere. E quindi nel momento in cui si trasferisce poi alle sede periferiche, cioè ai municipi, noi ce l'abbiamo, senza incontrare ogni volta questa discrasia tra gli atti e poi l'imbarazzo sia delle maggioranze. E l'opposizione poi fa il suo mestiere, naturalmente, è giusto che faccia il suo mestiere come lo faccio io, e dico che non va bene. Cioè, non è che noi possiamo dire vabbè, amministriamo, qui siamo rossi, qui siamo gialli, no, c'è una linearità perfetta tra consiglio del municipio settimo e maggioranza capitolina, come la Presidente è stata capace di dire che non funzionava la raccolta AMA, come è stata capace di dire no a tutto quello che ha detto no al sindaco, può dire in una battuta, in un secondo, in un millesimo di secondo, che non è più intenzionata ad approvare nessun atto se non arrivano i pareri. Fine. Mi sembra che già l'abbia fatto, quindi per tornare all'antichità, ricordo a qualcuno dei consiglieri vecchi che una volta c'era il Coreco che dava il parere sulla regolarità tecnico-amministrativa degli atti, e in regione ancora c'è. Siccome la scelta del segretariato generale avviene per nomina del sindaco, non c'è bisogno che dica nulla, dovrebbe il sindaco intervenire per dire, qualsiasi sindaco di qualsiasi città, di qualsiasi comune, interviene presso il segretario generale per raccomandare di trasmettere coerentemente i pareri tecnici, perché il Coreco a livello comunale è stato soppresso dopo questa riforma che ha privilegiato come il principe il sindaco del paese, il sindaco di una città. Questo è quanto, magari ascolto volentieri anche altre intenzioni, perché poi ho ascoltato
metà dell'intervento di chi ha introdotto questa delibera e non l'ho avuta neppure per poterla leggere interamente. Grazie. Scusi, un secondo. Ecco, grazie. E prego, consigliere. Grazie, Presidente. Io, vabbè, non so se sono io che forse questo periodo non so tanto per la quale, nel senso che, oppure le procedure penso che siano quelle. Poi qua ci abbiamo pure la Presidente, ma magari mi sbaglio, ma semmai è il contrario, cioè nel senso i pareri magari non possono arrivare qua, ma al Campidoglio gli arrivano, cioè quindi cioè, è una cosa che sappiamo da sempre, non è dice una cosa che sbaglio, no Presidente, no. Allora, siccome è una cosa che stiamo lottando anche per i pareri, roba varia, ed è talmente evidente, poi il discorso è questo, noi qua ci stiamo impegnando per dare delle direttive che comunque sono fondamentali e ci stiamo impegnando e per il territorio e quindi stiamo dando il nostro, stiamo alzando la voce su un qualcosa che penso che tutti i consiglieri, sia di opposizione che di maggioranza, dovrebbero fare quando sono d'accordo su un caso, no che quando siamo d'accordo alziamo la voce, ma quando c'è da approvare gli atti dice ma io manco l'ho letto. No, non funziona così, perché allora se vogliamo dire la nostra, se vogliamo essere partecipi del sistema, dobbiamo sicuramente farne parte e se ne dobbiamo fare parte bisogna votarle e bisogna leggerle, perché sono atti che noi andiamo a, diciamo in un certo qual modo, anche tra virgolette, a imporre, no? come territorio per far sentire la nostra voce nei confronti della responsabilità della cittadinanza, quindi noi dobbiamo necessariamente, abbiamo l'obbligo morale di andarcele perlomeno a leggere e non di cercare di inventare scuse quando poi dopo però si viene in commissione e ci si lamenta per determinate cose. Grazie. Grazie consigliere, prego consigliere Giuliano. Grazie. Collega, io l'intervento così sentito lo apprezzo. Ho sentito per la seconda volta, però bisogna leggere, studiare. Già l'ho sentita questa frase, quindi se no non si possono fare gli interventi. Tolga questa frase perché è insita dentro un intervento che uno fa, capito? Non possiamo sentirci dire che io lo leggo pure a modo mio, perché insomma poi posso dare, ma purché poi possa dare comunque il mio contributo, poi giusto o sbagliato, insomma. Però no, glielo dico perché lei non usa questi termini, lo usa qualche d'un altro, però ho visto che bisogna studiare se non si può intervenire. Non è carino. Allora, bisogna stare dentro a questo prodotto fondamentale. Non bisogna neanche stare, come si dice, attaccati, no? E farsi trasportare, bisogna essere parte attiva di questo strumento, perché è forse una delle poche possibilità che abbiamo di poter dire la nostra, intervenire in modo istituzionale, una delle poche. Forse non ho memoria storica, ma non mi sembra che un atto di questo tipo sia partito da un municipio e che sia indirizzato politicamente, oltre che dal punto di vista istituzionale, politicamente ad arrivare a toccare delle corde precise. Quindi non si può non farne parte, secondo il mio modesto parere. Nel senso che bisogna essere convinti che è l'unica possibilità che abbiamo per poter avere, me lo sono scritto, perché non ho il lessico di alcuni, non ho terminologie così appropriate, ma per avere pari dignità istituzionale, perché questo è il problema. Allora, due sole cose.
o da quando ci siete voi, faccio una battuta, ma permettete, no? Siete 12, non è che mettete addosso tutte e 12, basta uno che mi risponde dopo, ok. Allora, o da quando ci state voi e l'amministrazione non funziona più, oppure non funzionava neanche prima, perché c'è una coincidenza, no? O siete voi il problema, che andate lì sempre a dire tu non funziona, 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 oppure effettivamente c'erano dei falli, c'erano delle buche, c'erano delle situazioni che non sono state mai risolte. A me farebbe dire, mi farebbe comodo dire che siete voi, qui lo dico, c'è la ripresa, però dico anche che è troppo facile dirlo, ecco. Quindi vedete come sono equilibrato nel ragionamento? Sarebbe troppo facile dire, ah, ma siete voi che non siete buoni a fare. Non abbiamo risolto nulla. E invece c'è un problema di non uguale considerazione istituzionale. Io lo sto dicendo in quest'aula, lo sto dicendo nelle commissioni dove partecipo insieme al collega, lo stiamo dicendo in diverse situazioni, in diversi momenti, che non c'è pari dignità istituzionale, il municipio non è considerato. Io così mi altererei, non per dire studia, per dire non va bene. Perché il municipio non deve avere il supporto? È previsto? Perché a noi il bilancio in 8 giorni, in 4 ore dobbiamo dare risposta e lì un mese e mezzo per fare tutto e di più? Perché? E queste sono domande che sicuramente le fate. Vedo dalle facce che ve le fate, tranne qualcuno, però ve le fate. E allora è ovvio che un po' di credibilità su questo strumento ce l'avete, cioè su questo atto, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, vi diamo, avete credibilità, perché come dice un legale, chi fa l'avvocato lo sa, al terzo indizio poi è una prova. Quindi abbiamo avuto prontezza del fatto che la presidente di questo municipio per 3 volte si è espressa in modi direttamente precisi e anche contrari rispetto a un andamento comunale per difendere l'istituzione municipale. E quindi non si può non sfruttare questo tipo di lavoro, perché pure la parola sfruttare è brutta, utilizzare, ok? Avvalersi. Eh? Avvalersi. Avvalersi. Ok? Bene. Quindi, e come possiamo? L'opposizione intelligente che fa Fratelli d'Italia non può esimersi da non dare il suo contributo. Perché è vero, noi, la Presidente ha dato forza a questo tipo di modus, no? di intervento, di posizione, cercando di mettere in evidenza quelle cose che non funzionano, perché se tu sei sempre surrogato, neanche la cioccolata surrogata funziona. Oh. La parola surrogato è proprio... Fermo, stai fermo col braccio, perché mi è nervoso, il surrogato non va. Allora, quindi non possiamo essere derivati, dobbiamo avere la nostra forza per poter comunque dire, per poter proporre, per poter dare il contributo. È normale, come diceva il collega Ciancio, dice, però pure noi dobbiamo rivolgerci ai nostri, no, colleghi, che poi non dobbiamo chiamarli colleghi perché loro sono nostri superiori, perché loro possono, noi non può, a volte non può, capito? Noi non possiamo. Per cui loro dovrebbero dire, capito, lì dentro all'aula consigliare comunale in assemblea capitolina, proprio si dovrebbero legare affinché qualcosa si possa cambiare, modificare. Perché comunque sia... ci tengono sotto botta, no? Si capisce, è intuibile, sia dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico, no? Se ci lamentiamo troppo te levano i soldi, capito? Cioè, non te danno quella, no? Perché poi tu pensi che c'hai l'amico
di una vita, di una battaglia politica, della stessa linea, ma io ho visto quando c'era il centro-sinistra che governava nazione, regione, comune, municipi, non funzionava. Oh, e allora c'è qualcosa. Quando l'ha fatto il centro-destra, uguale. C'è sempre qualcosa che non funziona, litigate, cioè. Quindi voi non è che siete da meno, mo non c'avete tutto, c'avete Roma, il 70-80% della maggioranza della società, dei municipi, però pure voi avete queste situazioni, perché è così, non è automatico, capito? Che chi sta là, ok, anche che è della stessa linea, possa capire che cosa serve a un municipio effettivamente. E quando la vostra Presidente, nonché anche la mia, ha detto che vi siete scordati dello strumento più efficace, il municipio, questo è. E non possiamo noi, come Fratelli d'Italia, lasciarvi scorazzare per praterie, no? Con questa delibera, così come se fosse solo voi. No, no. Noi ci mettiamo dietro, andate un po' più piano, perché voglio dire, non siamo allenati, io e Domenico, ma vi veniamo dietro su sta roba. Anzi, e sono convinto che partirà da questo municipio un'azione forte, diretta al decentramento, perché c'è bisogno di chiarezza su questo punto, e Fratelli d'Italia lo farà su tutta Roma, chiaro? Fratelli d'Italia lo farà su tutta Roma questa roba, che non ha colori, quindi chi si vuole, no? Lo dico come se fossi io, no, non so io che sto pensando a sta cosa, ma viene automatica, è vero che ce l'avevo anche nel programma da candidato presidente, ce l'avevo, è visibile questa cosa, si può riscontrare, però voglio dire, chi lo fa va bene, e se la nostra Presidente parte in questo senso come è partita e come ha fatto in quest'Aula, abbiamo appoggiato, ben venga. Quindi i pareri è qualcosa che ci fa stranire, è un elemento piccolo rispetto a quello che non funziona, e quindi non può essere che così, chiudo, che la carenza a volte di questi pareri secondo me è anche voluta, proprio per creare una difficoltà anche nello strumento successivo, per dare così anche differenza, perché noi invitiamo, facciamo anche le commissioni più belle, c'è sta una che ha fatto il collega del presidente della commissione urbanistica, che ha invitato pure Mattarella nella commissione, tutti ce l'ha messi, ma che è venuto Mattarella, ma non sono venuti tutti gli altri, cioè voglio dire, veramente ci si è messo di impegno, a me mi fa, collega, ma è possibile che non è venuto nessuno? Ma come è possibile? Pensa quanto contiamo, come il due de coppe quando regna spade, chiaro? Allora, un sussulto in questo senso, una cosa che parte da noi, a me già non mi sembra vera, caro collega, e quindi voglio dire, al di là che l'opposizione ha firmato con Toti e ci fa piacere, però non ci sembra vero che questa cosa possa veramente partire da noi, cioè che ce la sentiamo talmente nostra e utilizziamo la mancanza di pareri per scoperchiare una cosa ben più grande, che è quella della pari dignità istituzionale, che i colleghi del comune, anche i vostri, non vogliono. So 29, andate a dire. Grazie, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Nessuno. Perfetto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Esito 14 favorevoli, nessun contrario, un astenuto, si intende l'atto approvato. Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Vado. Favorevoli?
Che è? L'immediata eseguibilità. No, ti do prima, lei fa te l'ho detto. Ma sapevo che c'era stata. Perché immediata? Una volta è immediata, una volta non è immediata. Vado. Vado, eh? Contrari? Astenuti? L'esito 14 favorevoli, nessun contrario, un astenuto, si ritiene concessa, grazie. Passiamo al terzo punto dell'ordine dei lavori, abbiamo mozione avente ad oggetto ristorante didattico. Consigliere, grazie. Relatore, prego. Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore. Allora, quest'atto nasce come una proposta di delibera del nostro municipio, diciamo in data 14 novembre. Noi avevamo depositato questa proposta di delibera impegnando la giunta municipale a provvedere alla destinazione di un immobile sito in via Tuscolana per la realizzazione di una attività di ristorazione ai fini sociali, quindi diciamo la delibera come da iter è passata in commissione politiche sociali per l'espressione di un parere e il parere è stato favorevole a maggioranza con Fratelli d'Italia contrario e il Partito Democratico astenuto. Allora fu una commissione diciamo in cui io non ero presente personalmente, presiedeva il mio vice, però insomma rileggendo quelli che erano gli appunti anche presi in commissione mi sono reso conto che c'era un'apertura da parte delle opposizioni su questo atto, semplicemente c'era la necessità diciamo di rivedere la tipologia dell'atto in sé. E quindi per esempio diciamo andava, la commissione andava dirigendosi verso un atto più di indirizzo che di una proposta di delibera. A questo punto il nostro gruppo che aveva depositato l'atto stesso decise di sostituirlo proprio attraverso un nuovo atto di indirizzo e quindi una mozione. Quindi la mozione che oggi andiamo a presentare nel suo dispositivo recita quanto segue. Il Consiglio Municipale impegna la Giunta e gli assessori competenti a destinare l'immobile sito in via Tuscolana 1100-1102 confiscato alla criminalità organizzata alla realizzazione di un'attività di ristorazione ai fini sociali che consenta a categorie di persone socialmente fragili di trovare una collocazione lavorativa anche temporanea ovvero acquisire una professionalità nel settore della ristorazione stessa. Ai fini di cui sopra prevedere che il relativo bando di assegnazione fra l'altro possa contenere l'attribuzione di punteggi ai seguenti elementi. Progetto sociale che giustifichi la messa a disposizione del locale da parte dell'amministrazione, l'individuazione dell'assegnatario o degli assegnatari avverrà sulla base della valutazione dei progetti presentati, i soggetti da coinvolgere nell'avviamento, gestione e partecipazione alle attività dovranno essere preferibilmente persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni e over 50, regolarmente iscritti alle liste di disoccupazione dell'ufficio di collocamento. Tra i criteri di assegnazione dovranno essere previsti punteggi aggiuntivi per progetti che prevedano tra le assunzioni categorie di particolari fragilità sociali, quali persone con disabilità, giovani usciti da case famiglia, genitori componenti famiglie monoparentali o Rom interessate dal progetto di integrazione in attuazione dalla Croce Rossa Italiana, nominato progetto di inclusione sociale per le persone Rom, Sinti e Camminanti e superamento dei campi Rom La Barbuda e La Monachina PON Città Metropolitane 2014-2020. Stabilire che all'interno del ristorante potranno essere organizzati corsi di formazione riconosciuti inerenti ai diversi settori della ristorazione, cuoco, pasticcere, sommelier, maître, eccetera, tali corsi aperti anche a terzi nei limiti di spazio consentiti dal locale
locale dovranno essere prevalentemente gratuiti o a prezzi calmierati, prevedendo un eventuale rilascio ai partecipanti di un attestato riconosciuto dalla Regione Lazio, a seguito di accreditamento da richiedere in base ai requisiti e alle modalità previste dalla normativa regionale. Una quota parte dei partecipanti ai corsi, per i quali tale formazione sarà gratuita, verrà segnalata dai servizi sociali municipali. Favorire l'assegnazione a soggetti che sceglieranno di approvvigionarsi da aziende con sede operativa nella Regione Lazio e o forniscano prodotti bio e o a chilometro zero e o a filiera corta. E per finire, il bando dovrà infine prevedere modalità di controllo, revoca dell'affidamento in linea con la normativa vigente, qualora non venga rispettata anche una delle sole delle condizioni del bando, ovvero non venga comunque soddisfatto il fine sociale che giustifica la messa a disposizione del locale. Quindi, diciamo, come chiaramente espresso attraverso il dispositivo dell'atto, l'amministrazione municipale, comunale e poi quella municipale ha preso in carico questo immobile che rientra fra gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e il nostro gruppo di maggioranza vuole indirizzare la giunta affinché all'interno di questo locale venga realizzato questo progetto di reinserimento lavorativo a fini sociali, quindi dedicato anche a particolari categorie di fragilità sociali e che sia anche un luogo di formazione di queste persone, cioè laddove non fossero immediatamente disponibili le capacità, diciamo, lavorative per i ruoli all'interno richiesti, si chiede appunto che l'aggiudicatario si assuma anche l'impegno di fare una formazione, magari anche attraverso una collaborazione ad esempio con la Regione Lazio per il rilascio di attestati riconosciuti. Quindi, consiglieri, cortesemente, grazie. Quindi, diciamo, questo è l'obiettivo principale dell'atto. Un altro punto secondo me importante è anche le categorie considerate nei limiti d'età, cioè noi chiediamo che vengano che i soggetti, come leggevo prima, dovranno essere preferibilmente di età compresa tra i 18 e i 35 anni, quindi molto, molto giovani, diciamo, dove c'è una maggiore difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, ma anche over 50, cioè un over 50 che oggi perde il posto di lavoro ha molte maggiori difficoltà rispetto ad altri, diciamo, per potersi reintegrare nel mondo lavorativo. L'unico requisito ovviamente è che queste persone siano iscritte regolarmente all'ufficio di collocamento, quindi già personalmente abbiano intrapreso un cammino per il reinserimento all'interno del mondo del lavoro. Un altro punto che dicevamo prima è l'approvvigionamento da aziende che hanno sede operativa all'interno della Regione Lazio e che forniscono prodotti biologici e o a chilometro zero a filiera corta. Questo per ridurre anche l'impatto su quello che è la filiera, che un'attività di ristorazione di questo tipo scatena nel momento in cui si approvvigiona degli elementi necessari allo svolgimento dell'attività. Questo è quanto, grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono interventi? Prego, consigliere Carlone. Allora, io già in commissione mi sono espresso non favorevole a questo atto, ma i motivi sono molteplici. Perché? Innanzitutto questo locale già era adibito a ristorazione, se non vado errato, ma c'era una licenza data che forse non rientrava nemmeno nei canoni di cui si chiede oggi le relative autorizzazioni. È normale che per poter attivare una struttura del genere, presumo ci vogliano tutti quegli accorgimenti fatti nel locale. E noi, almeno io, questo non sono a conoscenza del locale né tantomeno l'ho visitato, quindi non ho avuto l'opportunità di poter vedere se ci sono gli spazi necessari per poter adibire poi questo locale a ristorazione. Ben venga il fatto che si possa
dare uno sviluppo alle categorie di cui sono nominate nella delibera, però voglio dire, non ritengo, meno questo è un mio parere, che il locale stesso possa essere adibito a tale scopo. Forse avrebbe fatto meglio l'amministrazione a non prenderlo proprio per niente questo locale, visto che ci sono anche i condomini che probabilmente faranno qualche cosa per non permettere una realizzazione di adibire questo locale a questo scopo. Poi l'altra mia perplessità dove sta? Sul fatto che questo è un ristorante solidale. Come viene finanziato? Da chi viene finanziato? Dove si prendono le derrate per poter essere poi cucinate e messe a disposizione dell'utenza? Non è indicato qua se verrà fatto un bando e dato probabilmente a un grosso industriale che si farà carico di queste, di erogare alcuni diciamo finanziamenti per poter adibire queste cose. Quindi io, ecco, la mia perplessità è proprio questa. È capitato proprio qualche giorno fa in un locale sito sulla via Tuscolana che i miei colleghi hanno fatto un'ispezione dopo che questo locale è adibito a pubblico esercizio. Da un controllo fatto hanno rilevato che c'erano delle grosse anormalità date nella precedente autorizzazione. Quindi non vedo perché una persona che prende o si vuole attivare, dei giovani che vogliono attivare nei pubblici esercizi un bar o che sia, si debbano, ecco, fare tantissimi lavori per poter avere l'autorizzazione e la regolarità dell'autorizzazione per poter esercitare. Qui non lo so se questo possa essere possibile, ecco perché ho manifestato una grossa mia preoccupazione a questo delibera che si vuole fare per questa concessione. Quindi questo, io voterò naturalmente contrario a questa proposta. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Candigliola. Grazie Presidente. Allora, su questa cosa ero intervenuto anche io, infatti è anche a verbale, in commissione, dove avevo dichiarato che tra l'altro prima già era esistente una ristorazione, quindi è un locale dove c'è una preesistenza di un'attività commerciale. Ora, detto questo, fermo restando che comunque noi stiamo dando un indirizzo affinché le cose vengano messe in condizioni, qualora non ci fossero, ma ripeto, c'era un'attività commerciale dello stesso tipologia, quindi c'era una ristorazione. Detto questo, scusi Presidente, mi viene da guardare là. E quindi dicevo, cioè, no, è che sono abituato a guardare la Presidente. Quello. Allora dicevo, quindi già c'era questa preesistenza, fermo restando che comunque è un progetto solidale, che non stiamo parlando comunque di arriva l'imprenditore di turno e se prende tutto il cucuzzaro, fermo restando che comunque ci sarà comunque un bando per questa cosa, quindi voglio dire, all'atto pratico noi stiamo dando questo tipo di indirizzo, la parte esecutiva non sta a noi parte politica, noi abbiamo diamo un indirizzo che sia un progetto solidale dove c'è stata già una preesistenza di un'attività commerciale, questo è all'atto pratico il nostro obiettivo, quindi noi dobbiamo cercare di invogliare, di incitare questo tipo di pratiche, perché non so se ve ne siete resi conto, ma ultimamente di problematiche sociali ce ne sono molte e quindi
se noi prendiamo dei locali sfruttati dalla criminalità organizzata e li rimettiamo a disposizione comunque di questi progetti solidali, ripeto, solidali, facciamo sicuramente, diamo un grosso contributo alla nostra cittadinanza. E quindi io ripeto che comunque bisogna sempre essere favorevoli su questo tipo di pratiche. Grazie. Grazie, altri interventi? Pompei, prego, grazie. Sì. Allora, volendo fare vorrei fare una piccola riflessione. Le perplessità delle consigliere Carlone non sono prive di pregio, io mi rendo conto che vede la cosa dal punto di vista pratico, quindi a un certo punto. D'altra parte noi ci troviamo però, vorrei fare un passino indietro, noi questo locale, che è un locale comunque commercialmente di pregio, è già nella disponibilità dell'amministrazione comunale, non è che l'abbiamo richiesto noi ora, è da tempo, tant'è che già lì è stato fatto in passato un esperimento. Ora la domanda che mi pongo io è diversa, cioè visto che già c'è, o lo restituiamo oppure tentiamo in qualche modo di utilizzarlo, anche perché sulla via Tuscolana è un locale di pregio. Vogliamo provare a vedere se un ristorante solidale funziona? Io non lo so onestamente, mi rendo conto che ci sono tanti problemi, ma l'atto nostro è soltanto un atto di indirizzo, così è un'aspirazione e demandiamo alla Giunta. Se la Giunta, faccio un esempio, riuscisse ad avere il consenso e la collaborazione della comunità di Sant'Egidio, per esempio, avremmo che già gestisce con successo una mensa, per tutto sommato in questo territorio non ci farebbe male. Però ripeto, il nostro è un modo di utilizzare un bene che già è nella gestione dell'amministrazione comunale in genere, e quindi non è che, ripeto, dobbiamo andarcela a caricare noi e quindi rispettare tutta una serie di cose che sono già state valutate in passato. Per cui ecco, è un modo, è un atto di indirizzo, incarichiamo la Giunta di verificare la possibilità di usarlo per questo, era il modo che c'è, poi se la Giunta trovasse altre possibilità che ci suggerisce, ben venga. Era un modo, ripeto, per non perdere l'opportunità di avere a disposizione un locale che comunque è commercialmente di pregio. Tante grazie. Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Giannone. Allora sì, io come Movimento 5 Stelle noi voteremo favorevolmente l'atto che abbiamo preparato e aggiungendomi in coda e motivando questa dichiarazione, aggiungendomi in coda ai miei colleghi, vorrei solamente sollecitare l'attenzione delle opposizioni. Perché è vero che il locale è una situazione per cui andrebbero fatte forse delle attività, adesso non so, è nelle disponibilità del comune, e allora noi con quest'atto di indirizzo vogliamo provare a dare un'indicazione di utilizzo di un locale per un fine che abbia una valenza sociale forte. E per questo che chiediamo anche alle opposizioni il voto, in qualche modo, affinché questo Consiglio possa andare unito e compatto verso un indirizzo molto chiaro, fermo restando che naturalmente ognuno poi farà le proprie considerazioni. Abbiamo sentito insomma che la nostra controparte avere dei dubbi, e quindi sono tutti dubbi che possono essere leciti, e quindi lasciamo chiaramente la libertà di valutare. Pertanto io però vorrei far riflettere sul valore di questo indirizzo, che è un valore estremamente importante, in quanto la finalità è quella di reintegrare all'interno di un tessuto sociale, economico, lavorativo, delle persone che, come avete potuto leggere nella parte di impegno, sono persone che in qualche modo
possono essere considerati, diciamo, soggetti fragili della nostra società. Allora, se da una parte noi ci riempiamo la bocca di concetti e di iniziative, diciamo, teoriche, poi abbiamo anche il dovere di mettere sul piatto delle iniziative più concrete per dare a queste persone la possibilità di avere delle opportunità. Stiamo parlando di persone che tra i 18 e i 35 anni e over 50 che hanno o che sono in cerca di lavoro o che sono costretti a cambiare lavoro perché lo hanno perso. Stiamo parlando di persone che facenti parte di categorie fragili, persone con disabilità, uscite da case famiglie, genitori componenti famiglie monoparentali o rom interessate al progetto di integrazione in attuazione della Croce Rossa Italiana, eccetera eccetera. Stabilire, vorremmo che questo progetto sia anche un'opportunità di reinserimento, non necessariamente in questa iniziativa imprenditoriale, ma anche in altre, quindi imparare, essere un luogo dove possano imparare un lavoro e poi possano trovare un impiego anche eventualmente altrove. Quindi quello che io adesso, insomma, vorrei sollecitare è una riflessione sulla validità e sulla opportunità che stiamo dando con questo atto di indirizzo, perché è, come diceva il consigliere Pompei, un atto di indirizzo che chiaramente poi passerà alla giunta municipale, la quale poi insieme agli uffici vaglieranno, o meglio saranno poi gli uffici che tecnicamente vaglieranno, valuteranno, analizzeranno, approfondiranno secondo il caso, affinché tutto venga fatto naturalmente secondo le regole, secondo quelle che sono i criteri previsti dalle normative. Quindi questa è la motivazione con cui supporto la nostra espressione, diciamo, di voto, che sarà, ripeto, favorevole. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni? Prego consigliere Giuliano. Ok. Ok. Dichiariamo. Allora, nel dichiarare, ovviamente, perché il collega prima ha fatto l'intervento per Fratelli d'Italia e quindi non mi dissocio, anzi sono concorde, e nel sentire la dichiarazione del capogruppo mi viene da sollecitare un passaggio. Quando parliamo di situazioni fragili dobbiamo avere rispetto, e quindi ce l'abbiamo. Quando però i progetti vengono da associazioni o strutture che utilizzano le persone fragili, poi succede quello che è successo anche in questo municipio, dove il bar, che non abbiamo più, era gestito da un progetto con persone fragili, e per quanto erano fragili, non per colpa loro ovviamente, 130.000 euro di buco, perché poi chi gestisce, come dice articolo 5, chi c'è sordi ha vinto, chi c'è a mano la situazione sa, gestisce come gli pare, utilizzando le persone fragili, che poracci poi, Porelli, sono rimasti senza lavoro per essere fragili dopo qualche anno che stavano lì dentro. E dopo aver gridato a tutti di poter riprendere in mano questa cosa, non c'è stata opportunità. È una parentesi, una riflessione, sicuramente non ve la siete ricordata, a me mi è venuta in mente adesso, la dico, quindi non, senza polemica. E poi la confusione viene dal fatto che ristorante solidale, fermo restando che Trovo giusto lo strumento della mozione, ovviamente, perché è un indirizzo politico. Quindi quando il capogruppo dice mi auguro che
il consiglio tutto possa dare, quindi significa che mi dispiace, ma io non avendo studiato capogruppo non posso votare. Per cui, cioè c'ho solo un voto, quello negativo, perché non ho studiato, per cui dico ristorante solidale, scuola di formazione gratuita, bene, potremmo fare anche un tipo di situazione di stage, no? Di formazione eccetera, gratuita o a prezzi bassi? Cioè chi è che farà la scuola, no? Chi è che farà i corsi? C'è l'idea, però tra dire e fare c'è di mezzo il mare, quindi dare solo un'indicazione mi sembra un pochino superficiale ancora. Poi il locale è di pregio, però che vuol dire locale di pregio per un ristorante solidale? Che gli frega il ristorante solidale se è di pregio o no? Cioè se sta a un punto chic, bello, oppure sta dietro una parallela? Il ristorante solidale, si fanno i corsi, si fanno, capito? Cioè si fa lavorare, cioè non vedo questa cosa, però ripeto, sempre per essere educato, perché io sono sempre educato politicamente, dico apprezzabile la mozione, perché è apprezzabile, ma nell'averla messa, oppure nell'essere condizionati, perché ci abbiamo sto locale, dobbiamo farci qualcosa, forse ancora un po' stona. E quindi ecco perché Fratelli Italia, no? Vota al contrario. Prego, consigliere Ciancio. No, non volevo neppure intervenire per fare una dichiarazione di voto, ma per giustificare quindi ancora di più un'astensione da questo atto. Mi domando anche se unico e solidale protagonista di un gruppo misto, chi è il protagonista di questa utilizzazione personale dei fragili? È una cosa grave quella che chi ha domandato il collega, cioè utilizzano le persone fragili per aprire un ristorante in un ambiente di pregio, è una denuncia molto grave, confusione, non ho capito bene di che cosa si tratta, ma cioè voglio ben sperare, per questo faccio un'apertura di astensione, che comunque alcune cose dette nella lettura da parte del Presidente della Commissione Servizi Sociali evidenziano comunque che andare in quella direzione è sempre cosa buona e giusta, nel senso creare opportunità per le persone fragili è un nostro obiettivo a cui vorremmo tendere tutti, però se nelle pieghe di questo atto ci dovesse essere, le parole hanno un peso, diventano macigni, cioè si utilizzano in modo speculativo le persone fragili, io sarei dispiaciutissimo e non me ne voglio, come dire, addossarne alcuna responsabilità, perché già troppe ce ne siamo addossate, per quindi un voto di apertura nel senso di astensione che corrisponde sempre a un'apertura, può essere cortesemente, visto come si parla pure dai tavoli, dai banchi, diventa quindi a volte capita, ma io non dico nulla perché può benissimo cortesemente, grazie. Com'è che quindi dialoga con i consiglieri pur non essendo al tavolo della consigliere Presidente? Cortesemente. Capita. E allora, quindi un po' di elasticità. Scusatemi, non è un dialogo, cortesemente. Non è un dialogo, non l'ho iniziato io il dialogo, Presidente. Infatti lei non può prendere atto. Infatti è stata ripresa la consigliera, grazie. Non ho ripreso. Continua. È stata ripresa, sono stati ripresi. Ripetutamente, quindi devi stare molto attenta, Presidente. Quindi io mi astengo da questo atto, proprio per le motivazioni che ho detto nella dichiarazione di voto. Bene, passiamo alla votazione. Pronti? Allora? Favorevoli? Contrari?
Astenuti. L'esito 12 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto. L'atto si intende approvato, grazie. Passiamo al quarto punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto strumento contro la discriminazione di genere per l'integrazione sociale. Relatore, prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, in Commissione Pari Opportunità siamo stati tutti concordi nel dedicare la giornata dell'8 marzo allo sport, sport inteso come strumento contro le discriminazioni di genere e per l'integrazione sociale. Lo sport ha assunto un ruolo di primo piano nella promozione dei diritti umani, dei modelli positivi, di valore delle diversità. Lo sport contribuisce idealmente al superamento delle differenze ed incoraggia il dialogo. Dialogo che favorisce l'eliminazione dei pregiudizi, degli stereotipi, delle intolleranze. Lo sport si rivolge a tutti, non fa distinzioni. Lo sport parla in modo universale e quindi cerca di trasmettere valori fondamentali. Nelson Mandela amava ricordare: lo sport ride in faccia a tutti i tipi di discriminazioni. La pratica sportiva promuove un senso comune di appartenenza e di partecipazione e quindi è un importante strumento che facilita l'integrazione nella società. Interessa tutti i cittadini, indipendentemente da genere, etnia, età, disabilità, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza sociale o economica, e dovrebbe quindi dare a tutti pari opportunità di esprimersi nella competizione. Purtroppo, ancora oggi, la discriminazione di genere nello sport è un fenomeno anche internazionale. In Italia, come in alcuni paesi europei, le discipline sportive femminili non ricevono la stessa forza mediatica di quelle maschili. Un esempio: anche quando sono svolti ad un altissimo livello professionistico e con raggiungimento di grandi risultati agonistici, basti pensare, questo è un esempio, alla nazionale femminile di calcio che, nonostante si sia classificata ai mondiali, ha suscitato meno scalpore rispetto a quella maschile che non ha raggiunto lo stesso risultato. Quindi molto spesso le donne in alcuni casi si sentono meno stimolate a dare il loro contributo nello sport a causa della differenza di genere. Nonostante il 5 giugno del 2003 il Parlamento europeo ha chiesto all'Italia di assicurare pari opportunità nell'accedere alle attività sportive e di eliminare le discriminazioni di genere anche nelle discipline di livello agonistico, ad oggi l'Italia non è riuscita a salvaguardare del tutto le pari opportunità. Per l'integrazione, per le persone con disabilità, lo sport favorisce l'integrazione e impone un impegno personale, fisico e psichico, che aumenta la cognizione di sé, comunque si concluda la prova. Le esibizioni e le dimostrazioni sportive invogliano le persone con disabilità, giovani e adulte, a praticare sport, presentando le varie possibilità ed orientandoli verso la scelta più adatta per loro e di sensibilizzare altresì le persone senza disabilità, favorendo così l'integrazione. La legge di bilancio 2019, relativamente alla promozione dello sport, ha destinato nuove risorse al programma internazionale Special Olympics Italia, indirizzato a soggetti con disabilità intellettiva, e voglio nominarne qualcuno di questi atleti. Abbiamo Gianluca Perrone, ipovedente e sindrome di Down, campione di sci. Luna Mastroberardino, disabilità intellettiva e relazionale, atleta di basket.
Davide, disabilità intellettiva, ginnastica artistica, campione di ginnastica artistica. Eleonora, sindrome di Down, ginnastica ritmica. Questi sono alcuni dei tanti atleti di questa specialità, di questo, che fanno parte della Special Olympics Italia. Inoltre la Camera ha approvato in prima lettura un progetto di legge rivolto alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria. Il testo è stato trasmesso al Senato e di questo sono ben felice, perché si fa poca educazione fisica. L'altro giorno mi è capitato di essere ad un evento dove c'erano un centinaio di ragazzi e alla domanda che gli è stata rivolta se chi di loro praticava sport, beh, di 100 ragazzi hanno risposto 4, soltanto in 4, quindi è bene che lo sport si cominci già nelle scuole, nella scuola primaria, e quindi questa è una, è un, questo è un progetto di legge che è molto molto importante. Negli ultimi anni gli interventi nello stesso ambito erano stati finalizzati tra l'altro al potenziamento delle discipline motorie in ambito scolastico, alla tutela degli studenti praticanti attività sportiva, agonistica, all'agevolazione del tesseramento sportivo di minori stranieri e alla tutela delle parità di genere nello sport. Per quanto premesso e considerato, il Consiglio del Municipio VII impegna la Presidente e gli assessori di competenza ad organizzare per la giornata dell'8 marzo 2019 incontri tematici e o eventi sportivi che promuovano l'integrazione sociale e la parità di genere e siano contro tutte le forme di discriminazione. Ripeto la frase di Nelson Mandela: lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione. Grazie. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Prego, consigliere Carlone. Voglio solamente fare un piccolo... Certo, è da condividere questa. Io non ho partecipato alla commissione e me ne tolgo di questo. Mi dispiace non aver potuto affrontare questo problema. E stavo vedendo un servizio proprio ieri su persone che hanno avuto degli incidenti o d'auto oppure di malattie alla colonna vertebrale, per cui sono costretti a stare nella carrozzella, e tra queste persone c'erano delle ragazze veramente molto belle, bellissime. Certo, piange il cuore a vedere certe disgrazie che si verificano, perché quelle sono disgrazie, però la forza del coraggio di queste donne fa sì che loro si sono unite e hanno fatto una sfilata di moda addirittura, che è condivisa da tantissime persone. Questo perché si dà la forza veramente a queste persone di poter continuare la vita, a vivere una vita sana, si può dire, detto tra virgolette sana, però vedere quelle cose ti fa pensare tantissimo, ti fa pensare. Certo, un'iniziativa di questo genere è condivisibile. Speriamo che questa iniziativa abbia una partecipazione anche di molte persone, perché qui si tocca il cuore delle persone e queste sono cose che sinceramente ti toccano. Grazie, naturalmente voterò a favore, grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazioni? Non ce ne sono. Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Ok. Devo dirlo uguale. Contrari? Astenuti? Ok. L'esito, favorevoli 15, contrari nessuno, astenuto nessuno, l'atto si intende approvato.
Si intendono approvati anche i verbali numero 41, 42, 43, 44, relativi rispettivamente alle sedute del Consiglio del Municipio del 30 novembre 2018. Consigliere, 6, 13 e 18 dicembre 2018. Grazie. La seduta chiude alle ore 16:30. Alle ore 16:30. Grazie.